Buongiorno mondo, questa mattina colazione al chiosco, perché ve lo dico subito, perché lei ha perso a parole questa settimana e la scommessa era una colazione pagata, quindi oggi paga Simona. Portando, ma avete visto che panorami, pelle d'oca, sia per il fresco che per i panorami. Siamo in direzione Campo Imperatore nel Parco Naturale del Gran Sasso, pelle d'oca. Ovviamente sopra di noi c'è la nuvolina di Fantozzi alias nuvolina di Giappino, ma ce ne freghiamo e ci godiamo questi paesaggi splendidi. A dopo ragazzi, andiamo a mangiare gli arrosticini. Direttamente dalla settimana enigmistica, non tutti sanno che in queste zone hanno girato film importantissimi come, continuavano a chiamarlo Trinità, un cult, e Lady Hook. Ambientazione infatti potete riconoscere. Stiamo scarpinando nel Far West, come potete vedere, stiamo raggiungendo un punto dove hanno girato una scena di, continuavano a chiamarlo Trinità, e vogliamo rifare la foto di quella scena. È un po' commercialotta perché lo fanno tutti e vediamo se riusciremo a farla anche noi, visto che c'è un sacco di gente. Dovremmo prendere il biglietto come al supermercato, vi facciamo sapere. E non abbiamo preso l'acqua dal camper, stiamo scarpinando sotto il sole. Bravi fessi. Sì, la foto l'abbiamo fatta, ma come potete vedere dietro di noi il cielo non promette nulla di buono. Sentite anche che tuoni. Speriamo di riuscire a mangiarci almeno una ventina di arrosticini a testa al ristoro Mucciante o l'altro appena più avanti, prima che venga giù tutta questa grandine che ci sta promettendo. Vi faremo sapere se siamo sopravvissuti e se abbiamo mangiato arrosticini a tutta luce. Qui si sta giocando a Shanghai con i rossicini. Tocca a te. Dobbiamo vincere. Ma che dobbiamo? Manco io. Ah, perché te l'ho liberato io. Io ti ho detto non togliere i fazzoletti. La stiamo spaccando. Ti mosso. Chi è il più forte? Io. Hai avuto solo culo perché ti ho spassato i tuoi oli. Vai, vai.
More moments later. Ragazzi, avete visto la partita di Shanghai, sì. Sapete chi è onesto e chi è disonesto? Ecco, quello onesto è quello che vi sta parlando in questo momento. Il disonesto è quello che ha vinto. Con i barbatrucchi. 12. No, 18 a 12. Perché hai trucciato? No. Tu che non sei capace. Tu hai trucciato. Io nego. Comunque, io che sono onesto, ho perso e pagherò la consumazione come da scommessa. Però qualcuno si deve sentire in colpa, totalmente in colpa, perché ha trucciato nel gioco. Se mi sento in colpa? Chiediamole se si sente in colpa. Per niente. Ho vinto in modo pulito. Sei convinta di quel che stai dicendo? Ma quindi cosa paghi tu? Abbiamo detto i prossimi. No, questi. No, lo Shanghai è sempre per il futuro. Questo lo stai dicendo tu. Dopo aver perso, perché i prossimi ne compri 5. Forse meno. Qual è il camper più bello di tutti quelli in villa? Lo blu. Bravo. Anche oggi la pioggia non ci ha risparmiati. Ha piovuto tutto il pomeriggio, ma come avete visto siamo riusciti a scassarci di arrosticini al ristorio Giuliani qua alle mie spalle, proprio accanto al Mucciante, che è quello più conosciuto, ma noi ci siamo trovati comunque molto 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 bene. Al Giuliani ci è trattato benissimo, abbiamo mangiato arrosticini ottimi cotti sulle bracelle che tengono accese loro, e ti gestisci la cottura tu come vuoi. Ora volevamo scendere a Castel del Monte a dormire, ma abbiamo pensato di rimanere qua nel parcheggio perché si sta molto bene, freschi dopo la pioggia. I camper sono andati via quasi tutti, come vedete, ce n'è qualcuno di qua e altri di là, ma si sta bene, quindi perché andarsene via? Quindi a dopo ragazzi, buonanotte. Day 4. E buongiorno mondo! Dove vi abbiamo lasciato ieri sera, ci ritrovate in questo parcheggio super silenzioso e rilassante. Stanotte abbiamo dormito benissimo, fin troppo fresco, anche col copertino sopra abbiamo patito un po' il freddo, c'erano forse 16 gradi, forse 16, però è stato piacevole. Adesso abbiamo appena fatto colazione con questi panorami e scorci, la Simo è là dietro che fa finta di niente, non vuole farsi riprendere. E tra poco ci prepariamo e andiamo a Castel del Monte, poi ci dirigiamo un po' verso il mare per poi ritornare nell'entroterra. Siamo arrivati in uno dei borghi più belli d'Italia, Castel del Monte. Siamo davanti alla Porta Sant'Ubaldo e ragazzi, c'è il sole, ve lo dico sottovoce per non farlo sapere a nessuno, perché è per scaramanzia. Shh, non ditelo a nessuno. Andiamo a farci un giro, ciao ragazzi! Settimana enigmistica, non tutti sanno che, e ve lo dice il Giappino. Una delle caratteristiche di Castel del Monte sono gli sporti. Questo è lo sporto di Tollino e non sono altro che degli archi che passano sotto le case e ti portano in giro per il paese. Questi qua della zona di Via Clemente,
sono i più caratteristici, perché sono tre, uno in fila all'altro e ti portano in fila su, ed è molto carino, molto carino. Lì c'è la Simo che fa finta di niente come al solito. Ragazzi, nei piani io avrei voluto vedere Santo Stefano di Sessanio, ma nel giro che abbiamo pianificato abbiamo dovuto tagliarlo un po' per il clima, che non ci permetteva di andare su anche lì prima di prendere la pioggia ieri quando si è andati a mangiare gli arrosticini, e oggi volevamo andare giù verso il mare, ma ho sbagliato uno svincolo e il navigatore ha fatto il ricalcolo e ha aumentato di una ventina di chilometri il giro che dovevamo fare, e casualmente siamo capitati a Santo Stefano di Sessanio. Casualmente, lei non ci crede che io lo svincolo l'ho sbagliato mica apposta. E niente, cosa fai? Non ti fermi e fai una passeggiata? Con rischio pioggia anche oggi comunque, non è che... Però guardate là, che bel parcheggio dei camper che abbiamo trovato, un puffo là in fondo. E andiamo a farci sta passeggiata. Lei voleva andare al mare, ve lo dico. Se non vedete più video del Giappino è perché lei mi ha messo la testa sotto la sabbia oggi. A dopo, ragazzi. Dunque, abbiamo letto che Santo Stefano è un paese che è stato abbandonato, come tutti i paesi tipici delle montagne un po' isolati, ma nel 2000, all'inizio del 2000, un certo Daniele Kunkerkommer si è comprato tutte le abitazioni, almeno una gran parte delle abitazioni, per ristrutturarle, perché era rimasto affascinato dalla bellezza del borgo e gli spiaceva che fosse così abbandonato. Allora le ha messe a posto e ha fatto un sacco di B&B posti, e lo chiamano albergo diffuso nel paese. E niente, adesso stiamo andando alla Torre Medicea attraverso i vicoli. Ve lo faremo vedere. A dopo. Anche oggi il pranzo ce lo siamo guadagnato. Abbiamo comprato del pecorino stagionato 6 mesi a Santo Stefano di Sessanio. Lei c'ha una fame ed è come ogni volta che faccio video si arrabbia, perché ha già pulito il suo formaggio. Il salamino, che non mi ricordo dove l'abbiamo preso, bruschettine, e beviamo acqua perché dopo dobbiamo guidare, quindi quando si guida non si beve, ragazzi, non bevete quando guidate. E soprattutto là in fondo arriva il temporale. Buon appetito. Allora. Stiamo andando al mare, ma siamo un po' tristi. Un po' tristi non tanto per il meteo, perché quello ormai sappiamo che c'è avverso. Ma tiro un po' su perché sennò non mi sentite. Ma soprattutto perché volevamo andare a Fossacesia, in un chiosco sul mare che fa anche area camper, quindi tu parcheggi il camper, c'è le docce a disposizione, un po' come un mini campeggino, un'area sosta camper. Però in questo chiosco cucinano anche il pesce. Abbiamo provato a chiamare perché anche il prezzo del parcheggio è molto economico, e ovviamente è tutto strapieno, quindi abbiamo dovuto cercare un altro posto. Campeggi area sosta, non vi dico i prezzi che hanno, esagerati. E quindi abbiamo trovato poco dopo Torino di Sangro un campeggio che 30 euro la notte con la corrente compresa non è proprio economicissimo, ma proviamo ad andare in quello. Ma era molto meglio il chiosco col pesce da mangiare, mannaggia. Eccoci finalmente rilassati nella nostra piazzola. Ci meritiamo un aperitivo, birrettina Peroni da muratore, patatine che si sta scassando come al solito, la Simo che mangia come un bufalo e io bevo solo.
perché adesso non devo più guidare, quindi posso bere a mia le biciclettine lì dietro, e tra poco andiamo a vedere un pezzo di ciclabile dei Trabocchi e decidiamo cosa cenare. Sono commosso, sono sulla ciclabile, sulla Greenway dei Trabocchi, la strada, la ciclovia che avrei dovuto percorrere a marzo quando mi è stato interrotto il viaggio direzione Reggio Calabria causa lavoro. Il lavoro innanzitutto è la prima cosa, ragazzi, ricordatevelo. Però mi era rimasta un po' qui e adesso ci siamo, ma con le bici da passeggio, e ci siamo arrivati solo col camper e non pedalando. Però un pezzettino ce lo pedaliamo, eh. Simo, sei contenta? Andiamo.